l'album Barracuda che riuscirà, e vorrei capire un po' alcune collaborazioni con Fabi Fibra e tanti altri, e quello che è successo in questi anni, cosa volete anche emozionare, molto dire ai giovani, quanti sacrifici avete fatto per arrivare qui, ecco, una cosa che... Allora, ti dico, il disco è uscito praticamente ieri, Barracuda Predator Edition, ovviamente c'è contenuto dentro il brano che Bomba Bash hanno presentato a Sanremo, c'è la hit insomma di cui un po' hanno parlato con Loredana Bertè, ci sono tanti altri brani come ad esempio Barracuda con Fabri Fibra e con Gente da Puglia che tra l'altro trattano un argomento molto importante che Mondabash non avevano trattato prima, e cioè l'argomento del bullismo, insomma, che purtroppo è un argomento che è diventato molto molto attuale, soprattutto in questi ultimi tempi, e ripeto, è una di quelle battaglie che Mondabash non avevano mai affrontato prima d'ora, e abbiamo deciso di affrontarla proprio in occasione dell'uscita del disco. Il messaggio che Bundabash manda ai giovani è veramente sempre quello, cioè se noi avessimo dato ascolto a tutte le persone che ci hanno detto ma che cosa volete fare voi con quella musica, ma trovatevi un lavoro serio, eccetera eccetera, noi non saremmo qua adesso a fare questa conferenza. Quindi il messaggio che noi vogliamo dare ai giovani è: non lasciate, non permettete mai a nessuno di dirvi questa cosa non la potete fare, perché potete fare tutto nella vita, poi le cose si riescono a fare bene, male, però come dico sempre, chi fa sbaglia, chi non sbaglia e perché non fa, non abbiate paura di sbagliare, fate. Voi amate il live, giusto? Certo. Vi uccideranno, ma no. 10 secondi dobbiamo di canzone live qui. La mattina non si canta, la mattina non si canta. Dobbiamo chiudere. Grazie mille. Allora.